Francesco Monte dopo il caso droga Pastore in Umbria? Ultime news. Francesco Monte, dopo lo scandalo droga una nuova vita? La rivelazione inaspettata. Francesco Monte Pastore in Umbria. La notizia sta letteralmente spopolando sul web. Social come Twitter e Facebook sono diventati un'alcova di commenti ironici a riguardo. Ma che cosa sta accadendo? L'isola dei famosi 2018, Francesco Monte Pastorello in Umbria? Da settimane, nei salotti televisivi l'argomento principale è lo scandalo droga scoppiato all'isola. Tutto parte dalle rivelazioni in diretta di Eva Anger, che hanno raggelato Alessia Marcuzzi e il pubblico. Francesco Monte ha fumato marijuana? Scoppia il caso. Il naufrago si ritira con grande dispiacere e inizia la gogna mediatica. Chi mente e chi dice la verità? Tra fuori onda e rivelazioni shock, video, non si sta capendo più nulla. Se Nadia Rinaldi giura di non aver mai visto Monte pagare qualcuno per comprare la droga, Eva è ben disposta a fare pace con Francesco. Dalla parte dell'ex naufrago si schierano anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, intervistata a Mattino 5, crede alla versione di Monte e giudica fuori luogo i tempi e modi usati dalla Anger per denunciare la cosa. Ma a dare il colpo di spugna è proprio lui, l'ex tronista più chiacchierato del momento. Il regista Carlo Micolano difende Francesco Monte. Alcune foto di Francesco stanno facendo impazzire il popolo dei social. Monte, con tanto di mantella e cappellino in feltro, è intento a pascolare capre in Umbria, ad averne di pastori così. Da Prezzemolino vipa la vita bucolica? La realtà è un pochino diversa. Francesco è il protagonista di un fotoromanzo pubblicato sulla popolare rivista Grand Hotel. Nei panni di pastore, sarà probabilmente impegnato a conquistare qualche donzella della love story. Intanto, il regista Carlo Micolano lo difende e assicura di non averlo mai visto fumare, se non sigarette. Micolano mette la mano sul fuoco e dichiara, è un bravissimo ragazzo, beve solamente succhi di frutta e rolla sigarette di tabacco. Ho 60 anni e sono in grado di distinguere tra una canna e un drum. Scandalo droga messo da parte, video virgola almeno per il momento, pare che Francesco si sia davvero legato a Paola Di Benedetto, madre natura di Ciao Darwin e ora naufraga. Nel video messaggio, il ragazzo ha detto che vorrebbe proseguire la loro tenera conoscenza. Chissà che nella diretta dell'Isola dei Famosi di martedì prossimo Paola non riceva una bella sorpresa. Altre news aggiornate cliccando il tasto Segui il canale Cancelletto Anticipazioni TV.